È da un po' che non torno a giocare con voi in video, diciamo. Video soprattutto montati, e spero anche montati bene, perché il mio collega deve montarli bene, vero? Vero? Certo che sì. In ogni caso, upa, buon YouTube, sono benvenuti qui in questo nuovo fantastico video. Oggi sono qua su Poppy Playtime. Un gioco che non conosco. Fidatevi, non conosco minimamente. Ho sentito parlare di questo gioco, so che è uscito il capitolo Dossa su Steam e so che questo qua è diventato free to play, o almeno gratis, non free to play, perché free to play dovrebbe essere tipo in un'altra maniera. Però in ogni caso è un gioco single player gratis su Steam, almeno il primo capitolo, e il secondo capitolo dovrebbe essere a 10 euro. Non mi ricordo, credo di sì. Boh, chi lo sa. È un horror, più o meno stile Bandit Dying Machine, ma quello dovrei portarlo anche quello perché non l'ho mai giocato. Non so molto della storia, non so molto di ciò che mi aspetterà in questo posto, so solo che è un horror. E io adoro gli horror. In ogni caso, è da un po', come ho detto, che non faccio video, ho fatto solo soltanto live, ma una persona mi ha rotto le palle per iniziare a continuare a fare i video. Chissà chi è stato. In ogni caso, iniziamo con questo gioco e vediamo un po' se sarò adatto. Forse. Ho paura. Iniziamo con Poppy Playtime. Capitolo 1, A Tile Squeeze. Come ex employee di Playtime & Co., sei finalmente ritornato nella tua fabbrica dopo tanti anni, dopo che tutti quanti sono scomparsi misteriosamente. E qui dobbiamo capire che cosa è successo ai nostri colleghi. Chiamare la polizia, no, vero? Era troppo difficile. Oh no, i miei colleghi sono misteriosamente scomparsi in una fabbrica di bambole. Cosa possiamo fare? Guardi, signore, abbiamo l'esercito. No, 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 no. Inviamo questa persona non capace di combattere, non capace di difendersi e soprattutto non capace di correre come non so cosa, perché so già che in questo gioco non correrò. Ma perché non correrò? O almeno correrò, ma tipo come un tizio sovrappeso in pratica. Quindi iniziamo, andiamo a vedere questo fantastico mondo. Vai, let's go. New game. Vidres, mi sa che video. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't. Meraviglioso. Poppy Playtime. Allora, come inizio già iniziamo molto bene. Allora, tutti sono scomparsi, tutti quelli del tuo staff sono scomparsi 10 anni fa. Tu sei ancora qui. Vai a cercare il fiore. Se sono scomparsi 5 anni fa, cioè 10 anni fa. Cazzo vai tu a rompere i coglioni? Se sono scomparsi, ci penserà la polizia. No, ci vado io, persona sconosciuta. Ma tutto a posto, è tutto normale. Soprattutto, pagare
$2,99 per entrare in un posto del genere dove tipo fanno vedere, fabbricano bambole, ma soprattutto una bambola che dice: io sono reale, proprio come te, vieni a giocare con me. Soprattutto di sera. No, no, no. È come chiedere tipo a, non lo so, a Chuck di venire a giocare con te e sai che quella persona è impossessata dal demonio. Più che altro da un serial killer, ma dal demonio. Ok, però iniziamo bene. Welcome, ma salve anche a lei. Ho una casetta. Rosso. F. T. E. Ho trovato una cassetta. Allora andiamo a metterla qua dentro. Salve, posso vedere che cosa c'è dentro? Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Non ti preoccupare, è tutto quanto nei miei piani continuare questa passeggiata in questo losco strano posto deserto oramai dove non c'è nessuno e nemmeno l'ombra di... Hai capito quello che intendo? Oh, che carino. Ah, ok. Boogiebot, Boogiebot. Ok. C'è qualcosa qui? Ma non... Ah, mi sa che li hanno fottuti, nel senso sono entrati qua, tipo, oh, è un posto abbandonato, andiamo a fregare tutti i giocatori che ci sono, tanto. Poppy want to play. Sì, lo so, e non ho voglia di giocare io. Oddio, è qua? Ah! Ok, sì. Logico, logico, logico. Non si vede dal trenino. Perché si vede il trenino con le freccette, quindi rosso, giallo, rosa e verde. Rosso, giallo, rosa, verde. Rosso, giallo, rosa, verde. Rosso, giallo, rosa, verde. Oh yeah! E vediamo qua così cosa c'è. Un'altra cassetta. E uno strano affare. Questa canzoncina è bellissima. È molto rilassante. Ok, molto intelligente il fattore che tipo vada con questa specie di sensore, cioè tipo, oh, ho finito il video, si apre questo posto. Ok, non pensavo che in questi tempi tipo, cos'è, con videocassette, computer del genere, 1995? I don't fucking know. Certo che sì, blu, ovvio. Molto ovvio. Molto non ovvio, io lì dentro non ci vado, grazie. Che cos'è quella cosa? No, no, ok, me ne vado, ciao. Ok, va bene, facciamoci questo bellissimo giro da questa persona. Ok, non mi piacciono quelle cose. E non mi piaci tu, lo sai, vero? Argy Wargy 1984, Playco ha disegnato molti giocattoli. Molti giocattoli distinti, ma nessuno è connesso come Huggy Wuggy, il nostro fondatore, Elliot Ludwig, ha voluto creare questo giocattolo che abbracciasse per sempre. Perché sì, tutti i bambini vogliono essere abbracciati da un coso inquietante con le labbra grandi quanto una casa, vero? Non mi guardare male. Are we through Playtime Core 4 Steps Project to creating the most lifelike toys was a success. Ok, cioè praticamente questo qua è stato il giocattolo più venduto ai momenti. With a string polyester of lovable Pupa Huggy was brought to life. Huggy Wuggy is gone on the... Ah, ok, è diventato quello più venduto sto affare qua, quindi yeah, Huggy Wuggy è diventato il più costoso, il più... Il più dolce, il più dolce, il più dolce.
Aghi, dove hai trovato quella chiave? Grazie, Aghi. Dammi 5. Bravo! Ti voglio bene, Aghi. Ti voglio bene, non hai mica capito. Wait, what the fuck? Ah, ok. E si era bugato per un attimo. Ok. Quindi, vedete, ricordando come ha fatto il video, bisogna fare da questa parte. E poi di qui. Ok, perfetto. Perfetto un cazzo. Non mi piace quando queste cose scompaiono. Soprattutto quando sono alti, brutti e con labbra grandi che possono anche divorarti. Spero che le tue labbra siano sigillate, perché non mi... Mi dispiace, ma devo tornare indietro. Perché devo andare da quella parte? Ma sì, dai, andiamo dove ci sono delle braccia lunghe che ti vogliono stuprare. Cosa vuoi che possa accadere? Gesù! Dai, fallo! Riprovaci! Ok, perfetto. Oh, qui ci dovrà essere una cassetta. C'è una cassetta, quindi. Quindi in questo posto ci dovrebbe essere una cassetta. Cerchiamo le cassette, allora. Allora, mio. Ok. Allora. Qui ho aperto. Quindi vado di sopra. Cos'era quello? Dottor Stark, I don't feel so good. No, perché mi ha guardato così male? Ah, guarda uno lassù, ok, non l'ho visto. Aspetta, ne ho visto uno lassù. Però non vedo cassette. Oddio, dove sono le cassette? Ok. Mano, potrei andare da qui là, però c'era una porta lì indietro. C'era una porta che mi interessava. Perché è chiusa? Perché è chiusa? Mi piace questa cosa. Perché è chiusa? Sì, ma non ho nessuna cassetta. Io vorrei vedere una cassetta, ma non ho cassette. Ah, non ho cassette. Ok. Ah, se non abbiamo cassette. E... Bloop. Oh yeah. Ce l'abbiamo fatta. Quindi andiamo giù. Ok, allora. Dove possiamo andare? No. Qualcosa mi dice che è troppo. Ok, da quella parte lì, ok. Ah, ok, è semplice. Poi così, vai da questa. Zeri da questa. E vai così. Ok. Non mi piace sta canzoncina, ma va bene lo stesso. Needs power.
Ok, va bene che need da power, però. Ah, ok, il power è di sopra, mi sa. Vediamo questa cosa. Make a Friend, 1960. Il nostro fondatore Elliot Ludwig, visionario. He set the stage for all play Greatest Feast. Ha fatto moltissimo per il Play & Co, ma la cosa più fantastica che ha creato è stato il Make a Friend Machine, una delle cose più creative, impressionanti e avanzate che possono essersi in pratica. È il solo responsabile delle vendite adesso del Play & Co, dei giocattoli Play & Co, nei mercati adesso. Tutto quello che hai bisogno di fare è mettere le parti, dipingerle, cioè tutto quello che fa è montare le parti, dipingerle e ispezionarle, e il giocattolo è tuo. Gone is the need for compressors and back of breaking labor, the machine can do all that and more. Ah, ok, tipo la macchina ti crea cose, quindi... Ah, non posso andarmene senza giocattolo, fantastico. Meraviglioso. Però io vorrei sapere dove sono le cassette. Ad esempio qua c'è una zona di cassetta. Ok, uno scatolone, fuck, stava per venire un infarto. Sarebbe stato inquietante se quello scatolone si muoveva. Allora, dobbiamo portare l'elettricità da quella parte. Quindi come facciamo? Allora, la zona è lì, quindi facciamo così. E così, poi così. No, ok. Ah, ok. Understand. Faccio così. Poi like this. And like this. Like this. Sono un genio. Lo sono tanto di sabato mattina. In realtà anche il fine settimana, ma... In realtà anche il fine settimana sono un genio, ma alcuni giorni sono veramente euforico. Quindi, ora che abbiamo aggiustato da questa parte, e ora che abbiamo fatto da questa parte, e ora che facciamo da questa parte. Ok, no, devo attivare allora. Attiva. Chiamaci per... Ok, perfetto. So, montiamo questi aggeggi da questa parte e vediamo che cosa possiamo fare. Ah no, fa tutto da solo, solando, aspettare. Ah, ok, intanto si mette. Ok, intanto si sta mettendo a montare questo. Sta mia creaturina. Però è strano che non abbia ancora trovato una cassetta. Nel senso, non è qua. Dove potrebbe essere una maledettissima cassetta? Oddio. Ok, abbiamo il nostro animaletto. Vieni qua. Mio. Allora, lo mettiamo su qua e possiamo andarsene fuori dalle balle. No? Quindi, torniamo indietro e andiamo a vedere cosa c'è nella zona. Oh! Ciao, quanti cazzo di denti hai? Ciao. Mica poi, no. Via, fuori dalle balle. Oddio, non mi piace come c'è qua, è dietro di me. Oh! Non mi piace. I don't fucking like this. Oh!
Ok, va bene, no, non di qui. Ehi, apriti. Come stop? No, vaffanculo, stop, no. No. Vai. Scusami. Da quando i pupazzi sanguinano? Ok. Questa situazione non mi piace manco per il cazzo. Manco per il cazzo proprio. Non mi piace proprio per nulla. Non mi piace. Quindi. Però strano, non ho trovato le altre cassette. Che palle. E non puoi darmi anche questo. Non so dove siano le cassette. Non puoi dirmi dove sono le cassette. Cioè, mi dà il video registratore lì. Ok. E non so dove sono le cassette. Non so dove sono tutte le altre cassette. Almeno questa l'ho trovata, almeno questa. A meno che non sia invisibile. Facciamo così. No, final line in relation. Prototype. Coordination and cooperation within his skill set. Still missing. Today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of. Okay. C'è qualcosa laggiù? Che io questa cosa non mi piace per nulla. Cioè, è una fabbrica di bambole, ma fanno esperimenti su qualcosa? Tipo cosa? E totalmente a caso sono finito su Medfather. O Ib. Che magari un giorno potrei portare, perché tipo da anni che non l'ho mai giocato, quindi non ricordo più un cacchio di quei giochi lì. Vai nella stanza rossa. Cosa vuoi che ci sia? Tanto apri la porta e ti trovi. Ok, questo è unexpected. Ciao Poppy, la bambola che parla e sorride con te, che inquieta tutti quanti dicendo: ciao, vuoi giocare con me? Ah, se vuoi ti faccio conoscere un amico. Si chiama Chucky. E se io me ne andassi? No, secondo me non posso andarmene, perché è l'unico punto in cui posso andare. Devo aprirti? Ma perché devo aprire una bambola? Sta dormendo, non rompiamogli le palle. Vabbè, rompiamogli le palle. Scusa, Poppy, sai dov'è l'uscita? Lo prendo per un sì. You opened my case. Certo che sì. Perché non dovevo farlo? Non dovevo farlo. Perfetto, fantastico. Meraviglioso. Ok, ragazzuoli miei, abbiamo finito col primo capitolo e mi sembra interessante. Peccato non aver trovato, diciamo, gli altri. Non ho trovato gli altri DVD, barra le altre cassette. Non sono DVD, sono cassette. Lo so, tecnico, che mi stai guardando, e so che mi stai incazzando perché lo chiamate DVD e non videocassette o VHS o chissà che cosa. In ogni caso, il gioco mi interessa, però non lo so, la storia mi sembra di, tra virgolette, già vista, perché come ho detto l'abbiamo già vista su anche film o anche su robe un po' più famose tipo Five Nights at Freddy's. Oh no, inchiudiamo le anime di persone all'interno di oggetti.
cerchi. Oh! C'è la finale? Certo che no. Abbiamo invece il menu con questa musica così rilassante. Però mi fa dire fuori, non hanno imparato da film come Chucky o qualche altra roba del tipo mai mettere anime di persone all'interno di oggetti, perché possono far sì che diventi tipo l'oggetto più mostruoso e più brutto e più diciamo che un serial killer all'interno di una macchina, un serial killer all'interno di una bambola non va mai bene. Però la gente non impara mai e continua a fare gli stessi errori. Sperimentiamo sulle persone o facciamo diventare delle bambole assassine. Tanto cosa vuoi che succeda? Oh, guarda, quella bambola ha un coltello. Ma sì, vuole solo tagliare un po' di cipolle. Cosa vuoi che sia? No? No? No. Ok. Quindi. Dai, Indie, è tutto. Ci vediamo alla prossima. Spero che questo video vi sia piaciuto. Che per oggi e per le prossime volte, sempre se questo video è ben montato. Spero che Kill l'abbia montato bene. Come ho detto, se questo video vi è piaciuto, lasciate una bella zappa se mi piace. Qua sotto nei commenti suggeritemi qualche altro gioco da poter giocare con voi o per voi. Per piacere, non Five Nights at Freddy, perché l'ho già giocato anche in VR e tipo, non avreste le robe genuine, nel senso non avreste i terrori genuini che ho di solito, perché in pratica è un gioco che ho già rivisto e tipo me ne ricordo a memoria. E tipo dovrei fare un ah, oh mio Dio! Non sarei genuino, non sarei per nulla genuino. Quindi se avete altri horror da suggerirmi qua sotto in descrizione, mettetemi sotto nei commenti, potete dire tranquillamente, mettetemi quanti horror volete. Voglio provare a portare più video possibili e spero che il mio amico lupo li metta a montare bene. E voglio riprovare più che altro a fare altri video, non solo su horror o altro, ma video su inerente magari ai giochi multiplayer o giochi single player, ma meno live, perché vedo che c'è magari più interesse nel guardare video su YouTube. E Twitch, meglio non parlare del... non si parla di Twitch, no. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto e noi vediamo di ritrovarci alla prossima fantastica puntata di o Poppy Playtime, che potrei prendere il secondo, oppure di qualche altro gioco. Forse Bendy o The Ink Machine, ma forse qualcos'altro. Alla prossima, ragazzi. Alla prossima. Ah!